Salve a tutti e benvenuti ad una nuova recensione. Questa diciamo che sarà una rubrica abbastanza particolare che ho deciso di inaugurare, che come avete visto dalla sigla che continua a fare schifo, è quella dei cortometraggi. Perché in genere si ha la tendenza, ma questo non diciamo nel genere horror, ma in generale nella cinematografia, a non considerare spesso i cortometraggi che vengono visti come materiale artigianale, come qualcosa anche spesso di rozzo, come qualcosa che non può essere considerato artistico perché dura poco, perché anche probabilmente non è conosciuto come si deve e ha una circolazione diversa. Ha sicuramente, come dire, una produzione e un circuito diverso, ovviamente, ma questo non significa che non bisogna considerare i cortometraggi, che anzi spesso sono nella loro realizzazione anche più difficili dei film perché devono concentrare in pochi minuti, che praticamente è tutto un succo narrativo e soprattutto per quanto riguarda il genere thriller e horror devono concentrare in pochissimi minuti sia un nucleo narrativo sia anche una certa tensione emotiva, quindi non considerare i cortometraggi o vederli come qualcosa di nicchia, come qualcosa di come un appendice al film, la ritengo sbagliata. I cortometraggi non sono un appendice, ma semmai sono, come dire, quelle perle che arricchiscono la collana della cinematografia. Quindi ho pensato, che fosse giusto, e anzi che potesse arricchire il nostro percorso all'interno della cinematografia horror, anche occuparci, dei corti, sia amatoriali che ovviamente non amatoriale, del genere appunto, del genere horror. E volevo iniziare con un cortometraggio che ho scoperto praticamente recentemente, un cortometraggio inglese del 2002 che si chiama Suck a Blood, diretto da Jake Cuddley e Ben Tillett, che potete trovare sia in lingua originale sia sottotitolato in italiano al link che vi metterò in descrizione. Il primo link corrisponde alla versione in HD, però solamente inglese, il secondo link ha una versione, diciamo, standard, di qualità standard, ma con i sottotitoli in italiano, così chi non ha familiarità, dimestichezza con l'inglese può godersi lo stesso il cortometraggio. È un cortometraggio di 6-7 minuti, quindi veramente cortissimo, e la trama si riassume veramente in poche righe e parla sostanzialmente di una ragazzina che abita in questo castello e che adora mangiarsi il pollice, lo trova come una specie di coperta di Linus, come un rifugio dalle sue paure, ma la mamma non accetta questo vizio della figlia, che vede come qualcosa di profondamente infantile, e gli lancia una maledizione, dicendo che se non smetterà di mangiarsi, di leccarsi, insomma, di succhiarsi il pollice, arriverà il Suck a Blood, che è un mostro che appunto avrebbe preso l'anima, avrebbe ucciso la bambina, ma in realtà sul finale si ha uno stravolgimento completo della trama perché alla fine il mostro non ucciderà la bambina, ma la madre, e il corto si conclude con la frase del mostro che dice io uccido le madri, dunque, i genitori che maledicono i propri figli e non i figli che hanno i loro difetti. Questa è, insomma, la conclusione del film. Perché ho scelto proprio Suck a Blood come cortometraggio per iniziare? E perché lo ritengo davvero una perla da inserire all'interno di questa collana della cinematografia? Scusate le riprese, ma sembra veramente una puntata di Sinister, ma no, pazienza, rende l'atmosfera un pochino più horror. Stavo dicendo, perché ho iniziato proprio con Saga Blood, il motivo è abbastanza personale.
Io adoro l'ambiente gotico e tutto questo, diciamo, cortometraggio è inserito all'interno di un castello, quindi di un ambiente profondamente gotico, e dunque io non potevo che adorarlo e inserirlo come, diciamo, capostipite di questa rubrica dei cortometraggi. Ma passiamo, diciamo, alla recensione vera e propria e andiamo ad esaminare quelle che sono le motivazioni per cui questo cortometraggio merita di essere visto, ma soprattutto merita di essere inserito appunto all'interno della collana della cinematografia. Innanzitutto la storia. La storia è molto semplice, ma quello che colpisce è appunto questo finale che assolutamente ribalta completamente la situazione e ha una morale che mi è piaciuta molto, che sinceramente non mi aspettavo, o almeno guardando questo film, i primi 5 minuti e a livello narrativo mi sono sembrati semplici, ma l'ultimo minuto, con questo stravolgimento improvviso, mi ha fatto anche riflettere. Quindi devo dire che a livello narrativo, c'è proprio una linea di tensione, un climax che sale verso quello che è il finale, che è poi la vera sorpresa di questo corto. E la sorpresa sta nel messaggio che lancia, che è sostanzialmente un messaggio educativo, cioè il mostro non si scaglia contro la povera bambina che, diciamo, sta attraversando una fase difficile della propria vita, cioè il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, e che vede appunto il suo succhiarsi il pollice, questa specie di protezione, questa specie di rifugio sicuro, e appunto decide di non punirla, ma semplicemente di farle capire che bisogna crescere, insomma, che è un sistema assolutamente infantile, mentre a condannare e a uccidere sarà proprio la madre, quindi colei che lancia la maledizione viene in realtà colpita, perché cosa più infantile, diciamo, del succhiarsi il pollice risulta quella di maledire i propri figli e di sostanzialmente non capire come certi modi bruschi possono risultare assolutamente letali, assolutamente nocivi per l'educazione di un bambino. E ovviamente questo cortometraggio letto in chiave metaforica, quindi senza necessariamente ovviamente l'omicidio della madre, è un'ottima chiave di lettura dal punto di vista, diciamo, didascalico, dal punto di vista educativo, per quello che riguarda il rapporto genitori-figli, che non deve essere un rapporto distruttivo, oppressivo, di minacce, ma deve essere un rapporto intimo, un rapporto molto spesso di dialogo. Quindi è un film che, creando questa tensione anche narrativa, cerca di farci riflettere sul significato morale e educativo, non sempre così banale nella nostra società. Quindi a livello narrativo è riuscito proprio a raccogliere in questi 6 minuti un messaggio davvero così importante, che si esplica proprio tutto nell'ultimo minuto. Quindi c'è un climax, un'esplosione narrativa veramente improvvisa. Altra cosa, sono le ambientazioni. Come vi dicevo, tutta la storia è ambientata in un castello, in questo ambiente, completamente tetro, con queste luci, soffuse, le luci delle candele, che illuminano un ambiente profondamente gotico, che traspare, goticità da tutti i pori. E ci sono delle scene bellissime in cui praticamente gli arredi della casa, agli occhi della bambina, sembrano dei mostri, perché è quella poi la sensazione che in genere lo spettatore ha in un ambiente gotico, in un ambiente cupo, in un ambiente buio, tutto chiuso e opprimente, e questo senso di oppressione che un ambiente gotico ci può dare è reso, a mio parere, magistralmente dal regista, con questa visuale dal punto di vista della bambina di questi oggetti che si animano. E c'è la scena di questa testa di cervo impagliata che gronda di sangue, che simulerebbe appunto un mostro che non vede l'ora di mangiarsi il malcapitato di turno. E questa scena, oltre che essere abbastanza inquietante, è interessante dal punto di vista
narrativo perché ci travolge nella scena, cioè ci sentiamo noi, questa povera bambina che chiusa in questo labirinto gotico è costretta praticamente a vedere queste ombre, a vedere questi demoni, questi mostri che proliferano in questo castello. E altra scena è anche quella degli oggetti esterni, perché non è solamente il castello a essere cupo, a essere opprimente, ma è anche l'esterno, l'ambiente esterno, questo bosco rachitico, questo paesaggio profondamente sublime e romantico, che agli occhi di una bambina, agli occhi quindi ma agli occhi anche di ciascuno di noi che proviamo un sentimento di paura, anche un semplice albero diventa un demone. E c'è proprio qui la scena di un albero che si anima e diventa un mostro anch'esso pronto a divorare la bambina. E questo, anche qui possiamo dire paesaggio simpatetico, anche paesaggio visionario, è assolutamente magnifico perché ci proietta nel nostro mondo delle paure, ci proietta nel modo in cui noi ci comportiamo nel momento in cui abbiamo paura, qui cade completamente il velo di razionalità e ci immergiamo in questo mondo gotico dell'irrazionalità. E diciamo che le ambientazioni sono sicuramente uno dei punti forti di questo film. Poi io, ripeto, adoro il gotico, quindi per me è semplicemente spettacolare. Però la cosa più originale, perché sicuramente l'ambientazione gotica è qualcosa che noi ci portiamo alle spalle fin dai primi film, cioè lo stesso Nosferatu, ambientazioni gotiche, poi i grandi film di Bava, quindi ce la portiamo dietro da veramente tanti, tanti anni. Ma la vera novità di questo corto è il mezzo narrativo, cioè come la storia viene narrata. C'è una sola voce, che è la voce narrante, che poi si scoprirà essere quella, insomma, del mostro stesso, ma comunque è una voce narrante, che ci proietta, ci fa entrare in questa storia. Ma quello che colpisce, e a mio parere il piatto forte di questo corto, è che tutto viene narrato attraverso una filastrocca. Per questo vi consiglio di guardarlo in lingua originale, perché in lingua originale trovate proprio la sonorità di questo racconto, che è tutto in rima, è una filastrocca gotica, e ciò mi ha ricordato molto una. Mi ha ricordato molto proprio la letteratura romantica di William Blake, quindi proprio quei paesaggi di Blake, quelle sonorità tipiche proprio della sua poesia. Pensiamo a The Tiger, ma anche a The Lamb, questo un po' mondo della fanciullezza, però una fanciullezza che guarda anche spesso al sublime, che guarda molto spesso anche alle paure intime, alle paure profonde dell'animo umano. E questa narrazione così particolare, così da quasi cantilena dell'orrore, da Dinna Nanna dell'orrore, se vogliamo, è a mio parere uno dei punti più interessanti e più originali di tutto il corto, perché a me è piaciuto molto immergermi all'interno proprio di questo ambiente gotico, il quale ci mette davanti alle nostre paure più intime, alle nostre paure più recondite, e il tutto è raccontato attraverso questa bellissima, peraltro, filastrocca, che ci immerge nel pieno proprio romanticismo di Blake. Per cui io vi consiglio davvero questo cortometraggio, perché non è soltanto una perla, ma è forse qualcosa in più, perché è davvero la rappresentazione delle nostre paure più intime, ed è un modo anche per insegnarci un qualcosa sul nostro rapporto fra genitori e figli. Quindi è un film altamente educativo, e altamente anche evocativo di questi paesaggi, di queste sensazioni intime e profonde. Quindi
Io concludo veramente la recensione dicendovi, anzi vi esorto ad andare a vedere questo piccolo capolavoro, questo piccolo gioiello, piccolo e sublime, potremmo definirlo romanticamente parlando, perché davvero è un film che vuole trasmettere, vuole insegnare, soprattutto vuole trasportarci in un viaggio onirico nelle nostre paure più profonde. Noi ci vediamo ad una prossima recensione, che sarà Operazione Paura, un altro viaggio all'interno del mondo gotico. A presto!